best place to find a lover, so the bar is where I go. Buongiorno mondo! Stamattina, terzo giorno e sole! Fabio è andato a camminare, perché di solito vado anch'io, ma ieri sera abbiamo fatto un po' tardi. Poi eravamo un po' stanchi perché la giornata è stata bella impegnativa. E quindi adesso aspetto che lui torni e poi andiamo a fare colazione e poi andiamo al mercato di Cattolica, che so che è di sabato, quindi non vedo l'ora di andarci perché non ci sono mai andata. Cioè io sarà 25 anni che vengo qua a Cattolica e non sono mai andata al mercato. Cioè, non è una cosa normale per me non andare al mercato di un paese, perché io adoro i mercati. Quindi adesso appena torna andremo subito a farci una colazione di quelle fotoniche, perché qua c'è di tutto, ci sono i bomboloni, ci sono le brioche, ci sono le torte loro fatte in casa che sono morbidissime, quei buonissimi ciambelloni che io, ragazzi, non so come fanno le persone che sono a dieta, ma io sinceramente quando vengo qua non riesco a non mangiare tutto perché è troppo buono. E poi partiremo e andremo subito al mercato a cercare, a scovare nuovi articoli, nuove cose. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, prevent a man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Quanto è bello! Ah! Finalmente dopo 20 minuti di camminata abbiamo trovato il mercato. Yeah! Il mondo di Fabio, eccolo qua. Magliette rock. Cibo, mamma mia. Questa è la Romagna, il cibo. Buongiorno mondo. Buongiorno Trini. Stamattina, tra l'altro, questa faccia è doppia espressione perché Fabio, dillo tu, io non lo voglio dire, che giorno è oggi? Lunedì. No, per noi che giorno è oggi? È l'ultimo giorno. Ma quindi abbiamo pensato che l'unica cosa da fare era quella di goderci interamente tutta la giornata, quindi si parte stamattina con una bella camminata sul porto, si va a mangiare un bel bombolone e poi si torna all'albergo a preparare le valigie. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, prevent a man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.
into. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now I'm bet she smells like you. Everything discovering something brand new. I'm in love with your body. Ciao. E non può mai mancare un bel bombolone di prima mattina. E questi sono fotonici. Sì, questi ragazzi sono i migliori bomboloni che ci sono in circolazione cattolica. Ed eccoci qua in autostrada. Ma che in autostrada? No, non siamo neanche entrati in autostrada, esatto. Siamo ancora in coda perché ci sono stati degli incidenti, da quanto ho capito. E adesso dobbiamo entrare in autostrada e di solito più o meno... Metto qua per essere più comodo. Di solito più o meno ci dà... Quando calcoliamo il percorso ci dà sulle 3 ore. Adesso ci dà... per l'esattezza 3 ore e 20 e la situazione è anche migliorata, ma adesso vi faccio vedere. Praticamente imbogati in mezzo al caos, la gente che sta sorpassando da tutte le parti senza guardare dove vai, dove cosa stai facendo, non gliene frega niente a nessuno. I cosiddetti autisti della domenica, esatto. E comunque veramente ragazzi, non potete capire, è micidiale il caos che c'è adesso, è micidiale. Nonostante siamo partiti anche più tardi del previsto e tutto, ma niente. In realtà la cosa che adesso ci preme di più e non vediamo l'ora di fare quando torniamo a casa è solo una, cioè vedere Pesca. Non vediamo l'ora di vederla, anche perché siamo stati fortunati in realtà che adesso sta piovendo, quindi alla fine non ci siamo, cioè la giornata della partenza quando di solito piove la vivi un po' meglio, almeno io la vivo un po' meglio personalmente. È meno dolorosa. È meno dolorosa perché se vedi il sole e il mare piangi, invece così praticamente noi abbiamo visto tutti gli ombrelloni chiusi, tutto chiuso, tutto spento, tutto. Anche lo stesso paese a me capita tantissime volte, cambia totalmente se c'è il sole e se invece è un nuvolo o comunque piove. Cattolica è uno di quei paesi dove cambia totalmente la visuale. Il mare d'inverno, inverno, non l'ho mai visto, quindi sono troppo curiosa, voglio troppo vederlo. E magari niente, quest'anno non lo so, vediamo, ci sono proposte in giro. È una proposta, ma non lo so. No ragazzi, allora meno male che sto filmando, perché potrebbe essere l'unica volta in cui mi dice che veramente c'è uno spiraglio di possibilità di andare via per l'ultimo dell'anno. Vediamo. Però se i prezzi non sono folli. No, perché noi è un po' di anni che in realtà per l'ultimo dell'anno stiamo, cioè volevamo pongare un po' la montagna, ma sappiamo che ci sono prezzi folli, è da tantissimi anni che guardiamo, e tantissimi anni che ci rifiutiamo ogni anno di spendere quei soldi. So che è molto bella la montagna d'inverno, io, a me la montagna mi piace più d'inverno che d'estate, devo dire la verità. D'estate mi piace andare in montagna a fare un giro, ma poi preferisco il mare. D'inverno invece con la neve a me piace moltissimo, però obiettivamente è molto molto cara. Eccomi, sono tornata, ciao a tutti. Siamo appena andati a riprendere Pesca e siamo anche appena tornati a casa, perché in realtà la coda è stata lunghissima, ci abbiamo messo veramente una vita ad arrivare a casa. C'era tutta l'Italia sull'autostrada E35. Ma veramente, non sto scherzando. Tra l'altro i miei genitori sono partiti con mia sorella e i bambini molto prima di noi, tipo intorno alle 9. Noi siamo partiti dopo mezzogiorno più o meno, un po' prima di mezzogiorno. E ci hanno messo la bellezza di quasi 7 ore. Beh, ci sono fermati in una trattoria lì a Bologna a mangiare. Sì, perché c'era il bambino poverino che... Sì, c'era il bambino distrutto, perché voi provate a pensare a un bambino di 2 anni che è nella fase più critica di solito di quando si è piccoli, che deve farsi 7 ore di macchina. Ma Chiara la sta ancora passando quella fase qua, però. Io... Ehi! Guarda che ti filmo. Non ve lo posso filmare solo per un motivo, ma perché è in déshabillé. Mi un po' coccio, adesso perché faccio bagnetto, mi sono rilassata. Saluta, saluta, Pesca. Pesca! Saluta.
Saluto tutti. C'è? Ciao a tutti. Ciao. Guarda qua. Sono tornata. Lei e la fotocamera devono ancora intendersi. Lei e la videocamera. Oddio. Dove vai? No. Chi c'è, amore, lì? Chi c'è qua? Dove vai? Dove vai? Pesca. Guarda che c'è papà col bulldog. Guarda. No, ti voglio mettere qua che voglio dormire. Sono molto preoccupata da questa situazione. Guardate, cioè, come fate? Si sta facendo la cuccia. Guardate. Guardate. È troppo forte. È comica quando lo fa. Guardate, eh? Il bello che lo fa anche dei miei genitori. Tutte le volte che lei trova uno spazio dove andare a dormire, lei, ecco, si prepara la sua cuccetta. Questo è il nostro secondo cane, nonché il fidanzato di Pesca, Bulli. E niente ragazzi, la vacanza è stata bellissima, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo mangiato troppo, vero? Tra l'altro fra una settimana giusta abbiamo il matrimonio e non ho idea di come faremo a rimetterci in forma per quel matrimonio. Non ne ho veramente idea. Perché siamo veramente... Cioè ti rendi conto che fino a 5 minuti fa abbiamo mangiato un bombolone? Non ce la possiamo fare. Vabbè, niente ragazzi, io direi che a quest'ora... Dato che sono le 5, fra un po' poi noi andiamo dai miei a mangiarci un agnolino caldo, perché fuori diluvia e quindi ci sta l'agnolino caldo, eccovi Pesca. Noi vi salutiamo da tutti e tre della famiglia riunita. Mettete like alla pagina e buona serata.